Ciao a tutti e a tutte! Oggi ritorno con la serie dei consigli di lettura, in cui vi consiglio 5 libri che a me sono piaciuti tantissimo e che appunto vi consiglio. Primo libro che vi consiglio oggi è Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, edito da Mondadori con un prezzo di copertina di soli 5 euro, quindi già solo per questo dovreste acquistarlo. Il piccolo principe è nato proprio dall'esperienza autobiografica dell'autore e che, come narrato in questa piccola opera, si è ritrovato a dover atterrare con un atterraggio di fortuna nel deserto del Sahara in seguito ad un guasto all'aereo che guidava. Il piccolo principe narra quindi la storia di questo delicato personaggio che è arrivato sul nostro pianeta e che ad un certo punto è desideroso di ritornare nel suo pianeta dove la sua amata Rosa lo sta aspettando. Anche se Il piccolo principe è un libro che può essere letto dai bambini dagli 8 anni in su, trovo che un bambino faccia veramente fatica a comprendere tutte le riflessioni racchiuse in questo libricino. Sembra una fiaba per bambini e sicuramente per molti versi lo è, però è molto molto di più. Si rivolge anche agli adulti, a tutte quelle persone che col trascorrere degli anni hanno perso la semplicità dei bambini, hanno perso la creatività dei bambini e hanno perso la capacità di cogliere nelle piccole cose di tutti i giorni la bellezza che ci circonda. Credo che Il piccolo principe sia un inno alla vita, un inno all'amore, un inno alla bellezza, sia un libro che vada letto ogni volta che noi ci ritroviamo a perdere la rotta. Il secondo libro che vi consiglio, in realtà, oh mio Dio quanto pesa, è un fumetto, ovvero Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi, edito da Bao Publishing con un prezzo di copertina di 27 euro. Abbiamo Iris che inizia a mettersi comoda nella sua casa di Verezzi, mentre Ismail torna a Damasco per sistemare alcune faccende. Separati da un destino violento e improvviso, Iris si riscopre incinta e Ismail invece sta lottando per ritornare in Italia. Non stancarti di andare è un romanzo grafico piuttosto denso, impegnato e anche impegnativo sul senso dell'esistenza e della distanza. È una storia che aiuta a distruggere le barriere e si vede fin dalla prima pagina che è stata scritta con un intenso coinvolgimento emotivo dai due autori. Io ho fatto un'intera video recensione di questo fumetto che vi lascio linkata qui sopra e anche qui sotto nelle info box, quindi non entro nei dettagli, però è un fumetto che consiglio ai ragazzi e anche agli adulti. Il conflitto siriano, infatti, è un tema importante e fondamentale di questa storia, così come è fondamentale nei giorni nostri. Ed è proprio per questo motivo che lo consiglio un po' a tutti, perché questo fumetto può far veramente capire cosa sta realmente accadendo in Siria. Può far capire cosa significa scappare da un paese in guerra con qualsiasi mezzo a disposizione, rischiando la vita da ogni minuto che passa. Non stancarti di andare vi farà provare empatia, ormai siamo veramente saturi di questo tipo di informazioni, tanto che spesso ci ritroviamo insensibili di fronte a quello che vediamo. Ci ritroviamo quasi a negare l'esistenza della guerra, l'esistenza dei morti, l'esistenza della sofferenza di queste persone. E non è accettabile. Non stancarti di andare vi farà aprire gli occhi, vi farà emozionare di nuovo, vi farà amare ancora una volta il prossimo e non vi farà più girare la testa dall'altra parte. Quindi veramente ragazzi, leggetelo. Terzo libro che vi consiglio è in realtà un altro fumetto, ovvero Un anno senza te di Luca Vanzella e Gio Pota, edito da Bao Publishing con un prezzo di copertina di 20 euro. Il protagonista di questa storia che vedete in copertina è Antonio, un studente universitario all'ultimo anno di storia medievale all'Università di Bologna. Antonio è emotivamente distrutto perché dopo 6 mesi di relazione con Tancredi, quest'ultimo lo ha lasciato e quindi lui è appunto distrutto, disperato. Anche in questo caso c'è un'intera video recensione sul canale che vi lascio linkato qui sopra e qui sotto nelle info box, quindi non entro nei dettagli. Però perché vi consiglio questo libro? Perché Un anno senza te parla di crescita. Il libro è infatti diviso in 12 mesi e Antonio in questi 12 mesi matura tantissimo. In primis impara ad amare se stesso e poi impara ad amare anche gli altri. Impara a capire cosa vuole realmente da se stesso e cosa vuole dagli altri. Impara ad accettare i propri difetti, oltre che le proprie capacità, i propri pregi. E alla fine Antonio è un ragazzo più forte, è un uomo che dalle sue difficoltà è riuscito ad imparare a crescere. In realtà, ovviamente lo consiglio anche a chi attualmente sta soffrendo per amore, però in realtà lo consiglio un po' a tutti perché tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sofferto per amore e questo libro vi può
illuminare. Quarto libro che vi consiglio è in realtà un fumetto, bene sì, ma vi giuro che poi c'è veramente un libro consigliato. Il fumetto che vi consiglio è Indomite volume 1, storie di donne che fanno ciò che vogliono, di Penelope Bajot, edito sempre da Bao, con un prezzo di copertina di 20 euro. In questo volume ci sono 15 storie di donne che con la loro forza di volontà, con il loro coraggio, con la loro caparbietà hanno non solo fatto quello che volevano, ma hanno cambiato il mondo, hanno cambiato la società in cui sono vissute. Si sono fatte valere, ragazzi, e è una cosa fantastica. Anche in questo caso c'è una video recensione che vi lascio linkata qui sopra e qui sotto se volete saperne un po' di più. Quindi anche in questo caso non entro nei dettagli, ma perché vi consiglio la lettura di Indomite? Perché queste storie mi hanno catturata, le donne e la loro forza mi hanno catturata. Quando ho finito questo libro io mi sono sentita potente, mi sono sentita veramente forte, ma nel senso credevo un sacco in me stessa. Io che di autostima proprio non so nemmeno cosa significhi la parola autostima, alla fine di questo libro mi sentivo capace di fare qualsiasi cosa, ed è un aspetto fondamentale per tutte noi donne che spesso siamo le prime a convincerci che non ce la possiamo fare. Questo è un errore madornale. Tutte noi possiamo fare quello che desideriamo fare, basta crederci, basta metterci tutta la forza di volontà che abbiamo. Quindi, siete donne, dovete leggere Indomite. Siete uomini, dovete leggere Indomite comunque, perché anche voi possiate vedere che non siamo il sesso debole. Siamo il sesso femminile, così come voi siete il sesso maschile, e possiamo fare qualsiasi cosa così come voi maschi potete fare qualsiasi cosa. Quindi tutti quanti devono leggere Indomite. Veniamo all'ultimo libro consigliato, che vi giuro effettivamente è un libro. Si tratta di Ti ho trovato fra le stelle di Francesca Zappia, edito da Giunti con un prezzo di copertina di 12 euro. Nel mondo reale Eliza Mir, che è una ragazzina molto molto timida, poco socievole e solitaria, mentre nel web è conosciuta come Lady Constellation ed è l'autrice di Mare di Mostri, una webcomic adorato da milioni e milioni di followers in tutto il mondo. Anche in questo caso era il periodo in cui facevo video recensioni a manetta, anche in questo caso c'è la video recensione, vi lascio linkata qui sopra e qui sotto nell'info box, quindi non entro nei dettagli della trama, ma perché vi consiglio questo libro? Perché i temi trattati sono molto importanti e a mio avviso l'autrice li ha trattati molto bene. Si tratta e si parla dell'ansia sociale e della depressione, ma soprattutto della vita online e offline. Spesso c'è l'idea che chi sta dietro ad uno schermo non possa essere un nostro vero amico, non possa nemmeno essere una persona reale. Sicuramente ci sono quei casi, ma spesso ci sono casi in cui le persone che stanno dietro ad uno schermo sono per l'appunto delle persone, sono delle persone vere che hanno dei sentimenti, ed è possibilissimo che con quella persona che sta dietro allo schermo noi possiamo stringere un'amicizia vera, molto più importante dell'amicizia che non abbiamo con il vicino di casa che nemmeno ci saluta, per esempio. Tra l'altro è un libro molto curato nell'editing e nella grafica, infatti al suo interno ci sono dei disegni che si riferiscono alla webcomic disegnata dalla protagonista. Questa è la tavola che preferisco in assoluto, non so se riuscite a vederla bene. Disegni che sono stati realizzati proprio dall'autrice del libro in realtà, e sono tutti veramente molto molto belli. Ovviamente ho trovato quello, vediamo se riesco a trovarne un altro. Qui ne abbiamo un altro, sono veramente molto molto carini. È un libro sicuramente rivolto ad un pubblico giovane, ad un pubblico di ragazzi, di adolescenti, però l'ho apprezzato anch'io che ho, ahimè, ormai 27 anni, quindi è un libro che assolutamente vi consiglio, un libro che io da adolescente avrei voluto leggere, quindi se voi mi state guardando e siete adolescenti, leggetelo. Bene, questo era l'ultimo consiglio, libro consigliato, consiglio di lettura, sì vabbè, Erika, vai così. E fatemi sapere qui sotto se avete già letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate voi, se avete apprezzato questi consigli di lettura. Vi lascio comunque tutti i libri di cui abbiamo parlato linkati qui sotto ad Amazon, con cui sono affiliata, se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto.
Poi vi ricordo che qua sotto vi lascio anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube. Quindi abbiamo il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. Detto questo, direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!